Con Cinzia Aloisini, negli studi di Cronaca 4. Un'intervista monografica, parleremo della decima edizione di Exodus. Cinzia, quest'anno ospite d'onore è Shirin Ebadi, l'anno scorso Grossman, quindi nomi sempre più importanti. Questo premio Exodus dove vuole arrivare? Sì, hai ragione, festeggiamo quest'anno la decima edizione e infatti questa decima edizione segna anche un punto di arrivo, come quando si raggiungono alcune tappe e, come dire, indica già alcune strade per come proseguire. Direi quest'anno in particolare, già l'anno scorso si erano intuiti, si erano appunto visti sia con il nome del grande architetto Fuksas, sia appunto con Grossman, come era cresciuto nel tempo. Ricordiamo che Exodus nasce da un'intuizione di Marco Ferrari, da una capacità, da un episodio, da una testimonianza della storia cittadina che sta dentro la storia europea, il dramma europeo dei lager e quindi poi dell'uscita del popolo ebreo verso il territorio della Palestina, la ricerca di una terra dove poter vivere in pace, dalla sua intuizione, da quella capacità è nato un'iniziativa, un premio dedicato al dialogo, al rapporto tra popoli, tra persone, appunto incentrato sulla solidarietà, sullo scambio reciproco e sul rispetto. Questi rimangono i capisaldi di questo premio e questa decima edizione non poteva trovare che un nome così bello, così significativo come Shirin Ebadi. La presenza delle Ebadi, al di là delle sue battaglie con la giustizia in generale, riveste un particolare significato proprio per la questione femminile, perché comunque è di attualità, in Iran sappiamo quello che è successo. Sì. Shirin Ebadi è un'esule, una donna che non può svolgere la propria professione, vivere la vita di donna libera in Iran, è una donna perseguitata da quella dittatura, però una donna che ha deciso di parlare e di fare del proprio esempio una testimonianza per tutte le donne. Dall'Inghilterra dove vive, appunto, viaggia in tutta Europa e quindi è un onore averla anche in questa edizione di Exodus, proprio a testimoniare come non bisogna mai smettere di lottare, come le donne, in primo luogo, ma non solo le donne appunto partendo da sé, dalla propria esperienza, ma poi i popoli, tutte le fasce deboli devono avere il coraggio in modo pacifico, ma in modo anche radicale di portare avanti le battaglie per la difesa dei diritti. Una ricognizione veloce sul programma di Exodus 2010, oltre le Ebadi ci sono novità e eventi significativi. Sì, come dicevamo prima, ha caratterizzato questo premio, diciamo, da due elementi e poi ce n'è un terzo su quale se un attimo ritornerei. Diciamo, il rafforzare il ruolo di dialogo e di scambio a partire dai temi religiosi, dal tema del vissuto della spiritualità di ognuno, dal vissuto individuale e dei popoli, ma e quindi in questo senso ci sono dibattiti e incontri importantissimi su questo tema e abbiamo, come dire, due elementi che attestano il ruolo che il premio Exodus può avere in questa direzione, con per la prima volta il patrocinio concesso dall'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, che è un grande onore per noi poterlo appunto da questa edizione, mi auguro di poter dire da questa edizione, di poterlo avere per i prossimi anni, a testimoniare questa presenza e questa attenzione al popolo ebraico, alla religione ebraica e al dialogo tra religioni. E la presenza, che questa è appunto una novità di queste ultime ore, la presenza di un abate nominato direttamente dal Dalai Lama, una delle più importanti personalità che esule dal Tibet, che sarà presente ad un nostro dibattito e il cui nome mi sfugge un po', ma non che mi sfugge, non riesco a pronunciarlo bene, Khonsu Rinpoche, che in questo momento a Phong Maya per svolgere alcuni master e che quindi sarà con noi, quindi avremo un'altra grande testimonianza. Altri nomi, sempre sul tema dell'esilio, che sarà il tema che appunto caratterizzerà questa edizione, Umberto Veronesi, il primo che mi viene in mente, ma
l'altro importantissimo, un grandissimo intellettuale Guido Ceronetti, una figura di intellettuale. Che sarebbe intervistato da Luigi Pacossera. Esatto. Questa è una chicca che grazie a Francesca abbiamo ottenuto, e anche soprattutto la presenza di Ceronetti, un intellettuale, uno studioso, traduttore, musicista, che ormai anche per la sua età non si muove facilmente, quindi averlo a Spezia è praticamente un'esclusiva. Quindi dicevamo il tema dei nomi e poi il tema delle iniziative artistiche. Se volete, in questo filone si inserisce ancora il nome di Ceronetti, che leggerà, racconterà il Coelet e altre letture, e Vinicio Cassopossella, che non solo farà da intervistatore, ma naturalmente diventerà una serata interessantissima. E poi abbiamo una installazione multimediale creata da Paolo Ranieri, e poi ancora il cinema. Quindi altri elementi che arricchiscono, diciamo, con altri linguaggi il tema di Exodus. Cinzia, il livello delle iniziative dell'ultimo periodo a Spezia, di cultura che sono state fatte, è molto alto, è una volontà quella di mirare a un respiro internazionale, una delle proposte? Io ti ringrazio intanto, perché naturalmente la fatica e l'impegno che io, ma come dire tutta l'istituzione, l'amministrazione comunale in genere, mette sulla cultura, la scommessa che fa sulla cultura, voi sapete quanto sia difficile, come sarà difficile nel prossimo periodo poter mantenere questo livello. Ma noi crediamo proprio che per questo, per quello che abbiamo costruito, anche di rapporti, anche di relazioni e di capacità di far esprimere alcune professionalità, questo possa funzionare da scommessa. Mi piace sottolineare una cosa che molti hanno, come dire, visto, ma che ancora, qualche giorno fa noi abbiamo deciso di rendere gratuita per tutte le scolaresche le attività didattiche dei nostri istituti, quindi dai musei alle biblioteche, gratuite. È stata una scelta difficile, ma è proprio, va nella stessa direzione in cui ci muoviamo con le manifestazioni. È una scommessa. Sarebbe più facile tacere, sarebbe più facile rimanere ad aspettare che il tempo migliori e che si ritrovino risorse. Preferiamo invece cercare le risorse e scommettere di mettere in moto alcuni meccanismi che possano funzionare. L'altro elemento, fatemelo dire, anche qui poi taccio velocemente, la scommessa sulle giovani generazioni. Questa edizione di Exodus nasce ed è così bella grazie alla volontà che abbiamo voluto mettere di scommettere su alcuni giovani. La prima è Francesca Sommovigo, che è la curatrice e la direttrice artistica di questa edizione. I risultati, come dire, dei nomi e dell'impostazione del premio rendono evidente quale sia la sua capacità e come sia giusto, come dire, aver fatto questa scelta. Insieme a lei, alcuni altri giovani che hanno curato altri aspetti di Exodus. Penso a Sasha Beverini, che ha curato le riprese, a Laszlo Frioni, che ha curato la grafica, anche questa molto bella, e a Nicola Palla, che ha costruito un sito nuovo di Exodus che da domani sarà in visione. Finiamo con una cosa molto pratica, le coordinate, i luoghi e le date. Allora, le date, cominciamo con un'anticipazione delle mostre presso il CAMEC, da appunto questa installazione di Paolo Ranieri a video e documenti, e soprattutto la mostra, ho dimenticato prima un'altra esclusiva di questa edizione di Exodus, la mostra dei disegni di Guido Ceronetti. Il primo piano sarà dedicato a questa esposizione il 20 al Centro Ariano. E poi l'inizio a Sala Dante il 21 alle ore 17, per finire con la, evito adesso tutto lo sgranarsi del programma che magari poi sarà visibile, l'evento clou, appunto la consegna del premio a Shirine Badi il 23 alle ore 17, a iniziare dalle ore 17 al 35. Ringraziamo Cinzia Alvisini.